venerdì 13 ottobre. Sì, mo viene. È venerdì 13 ottobre 2017, è l'ultimo giorno della settimana degli allenamenti. Questo è il gruppo degli esordienti di mister Giuseppe Giancristoforo, Simone Giordano e Roberto Verna. Ecco, un bello squadrone che cominciano adesso a fare l'allenamento con la classica e consueta corsetta intorno al perimetro del campo. Là in fondo c'è sempre il gruppo dei Pulcini e c'è mister Nicola Di Campli, riconoscibile con la felpa gialla. C'è anche mister Giulio Massimini. In quest'altro gruppo c'è sempre i Pulcini, che stanno facendo una breve pausa, stanno bevendo, in quanto sicuramente hanno sete, che hanno sudato nei primi esercizi richiesti dal mister. Qua abbiamo mister Simone Giordano che sta controllando la corsetta consueta prima degli esercizi del gruppo nutrito di esordienti. Fra poco arriva anche mister Giuseppe Giancristoforo, c'è anche mister Roberto Verna, ti prendo davanti e non ne sono più di 30 sicuramente, se ne sono aggiunti un paio in questi ultimi due giorni, faranno il loro campionato a 9 come da regolamento della FIGC e sono stati iscritti in 3 campionati, si formerà 3 squadre di ragazzi, su discrezione del mister farà una squadra mista, ecco, del gruppo. Se qualcuno non ha la divisa ufficiale è perché sono i nuovi giunti. Cicoli, mezza fanicchia! In fondo c'è il gruppo di mister Gabriele Di Felice, che è anche il mister degli allievi, nonché il coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile, con il suo gruppo di primi calci. A quest'altro lato c'è sempre il gruppo di ragazzi del primi calci, divisi come da regolamento, che c'è il mister in proporzione al numero dei ragazzi. C'è la mister, ultima arrivata nello staff dei mister, signorina Anna Rita Valente. Sta arrivando qualche ritardatario, arriva il portiere degli esordienti, arriva il portiere che mo si aggancia col gruppo. Adesso il mister ha fatto tagliare il gruppo, sicuramente l'ultimo giro che stanno effettuando. Ecco, vedete come sono compatti e numerosi. Gli diamo una contata. Ne sono più di 30. Bravi ragazzi.